La costa di Vico Equense, che ha ricevuto la bandiera blu per la pulizia delle acque e del litorale, offre la possibilità di trascorrere piacevoli giornate nelle numerose spiagge attrezzate, esplorare grotte e fondali di singolare bellezza, andare alla scoperta di antiche tradizioni, regalarsi un po' di riposo alle terme e nei centri benessere. Gli attrezzati stabilimenti e le piccole insenature, distribuiti lungo la costa che si affaccia sui golfi di Napoli e Salerno, garantiscono piacevoli giornate in spiaggia. Durante la lunga stagione balneare, che va da maggio a ottobre, il tempo trascorre piacevolmente tra una nuotata nel mare limpido, un po' di sport o il relax al sole in un dolce far niente. A circa 300 metri dalla costa, il Banco di Santa Croce è senza dubbio la più bella e interessante immersione dell'itinerario sottomarino della zona. Meta preferita di subacquei e non, conserva una concentrazione di specie animali e vegetali di straordinaria bellezza e rarità. Polpi, saraghi, ricciole, palamiti e migliaia di piccoli pesci nuotano tra le gorgonie dai vivaci colori e i rarissimi esemplari di corallo rosso e nero. Uno spettacolo incomparabile. Le terme dello Scraio erano conosciute e apprezzate per le loro proprietà curative già dagli antichi romani. Le acque sulfure che sgorgano dalla sorgente sono raccolte e utilizzate in un moderno stabilimento per terapie mediche, trattamenti di benessere ed estetici. La presenza delle polle sottomarine consente un bagno termale direttamente in mare o in piscina. Un vero toccasana e un rilassante momento di benessere e di piacere per il corpo e la mente. Una passeggiata in barca ci rivela tutto lo spettacolo dell'alta costa frastagliata ricca di segrete insenature, grotte affascinanti e misteriose, grandi e piccoli scogli che il mare ha scolpito nelle forme più bizzarre. Gli edifici storici si affacciano dall'alto con le rosse facciate che spiccano nel verde delle colline. In passato erano visibili e sicuri riferimenti per i naviganti. Sulla spiaggia del Pezzolo e nei pressi della Marina di Vico si riconoscono ancora le tracce di antiche ville romane di epoca imperiale. Frammenti di muri in opus reticulatum e di affreschi ci ricordano che questi luoghi erano apprezzati già molti secoli prima di noi. La torre saracena di Caporivo, un tempo usata per avvistamenti difensivi, ci dà il benvenuto alla Marina di Equa, un piccolissimo borgo sul mare custode di bellissime spiagge e di antiche consuetudini. Dalla piccola cappella di Sant'Antonio, a pochi passi dal mare, partono le suggestive celebrazioni del 13 giugno. La statua del santo è portata in processione dai pescatori per le strade del piccolo centro e poi sul mare, in un magico percorso che tocca tutte le località della costa. Ad ogni fermata si fa a gara per accogliere Sant'Antonio con fuochi d'artificio sempre più spettacolari, mentre un corteo di imbarcazioni piccole e grandi segue la sfilata con entusiasmo e partecipazione fino a tardanotte. L'atmosfera è veramente incantata.
da queste parti la pesca è un misto di tradizione e poesia. Tramandata di padre in figlio e praticata con piccole imbarcazioni lungo la costa, raccoglie i preziosi prodotti di un'ancora ricca fauna ittica, protagonisti di una cucina che sa unire con grande maestria i frutti della terra e del mare, valorizzando al massimo sapori e profumi. Approfittare di queste gustose e raffinate preparazioni in uno dei caratteristici ristoranti che guardano il mare del Golfo è la degna conclusione di una giornata indimenticabile.